Wine Club. In effetti non è facile ridere quando si mangia la verdura. Roby, ciao, buonasera. Ciao, buonasera Fabio, buonasera a tutti. Effettivamente non è facile. Ogni volta mi preoccupo quando scegli la sigla per l'introduzione. Guarda, questa qui ce l'avevo già pronta da settimana scorsa. Quando avevo detto parliamo di verdure, ho detto i pinguini tattici nucleari, perfetto. Sono loro, vanno bene. Roberto Pusinelli di Under Training, ciao, benvenuto sempre qui su Radio Cantù nello Spin Club. È bello sempre risentirti. È bello sentire anche voi. Roby, allora, settimana scorsa abbiamo fatto questo racconto legato alla frutta di stagione, quali sono più indicate, le caratteristiche, quelle che comunque tu ci suggerisci, e vogliamo fare lo stesso discorso questa settimana parlando invece di verdure. Perfetto, parliamo di verdure, facciamo sempre il preambolo che la cosa migliore da fare è scegliere le verdure di stagione, quindi in questo mese di ottobre le scelte migliori dovranno essere rivolte verso verdura e frutta, appunto, che abbiamo in questo periodo. Purtroppo, ecco, questo periodo è un po', secondo me, è un po' povero di verdure gustose, insomma, abbiamo un po' più di difficoltà. Sono di solito le verdure che soprattutto i bambini fanno fatica un po' a mangiare, quindi ad esempio abbiamo il broccolo, il cavolfiore, abbiamo il cavolo cappuccio, c'è la lattuga, come altra insalata c'è l'iceberg, e poi abbiamo magari invece qualcosa già un po' più gustoso che possono essere ad esempio i porcini, la zucca. Ecco, queste sono le verdure che troviamo in questo periodo, insieme anche al radicchio, al radicchio rosso. E ma quindi, la zucca è considerata verdura? Allora, la zucca la facciamo rientrare nel gruppo delle verdure, comunque è un frutto essenzialmente, e quindi rientra all'interno comunque del gruppo delle verdure, perché ha le caratteristiche un po' della verdura, insomma. Sì, anche come collocazione, diciamo, nella cucina, ecco, non te la mangi a fine pasto, insomma, la zucca. Esatto, e infatti oltretutto, nonostante quello che si può pensare, ad esempio la zucca è molto dolce, e spesso viene evitata perché si pensa che sia che contenga troppi zuccheri, ok? Che quindi debba essere evitata magari dalle persone che sono in sovrappeso o dalle persone diabetiche. In realtà, ad esempio, la zucca, che è uno dei primi frutti, delle prime verdure che appunto possiamo utilizzare in questo periodo, è molto ricca di acqua e invece povera di carboidrati. In realtà ne ha solo 6,5 grammi per 100 grammi. E quindi È un alimento che noi possiamo utilizzare tranquillamente anche nelle diete ipocaloriche, quindi chi vuole perdere un po' di peso, la zucca è una delle verdure che può assolutamente introdurre nell'alimentazione. Okay. E l'unica cosa da tenere in considerazione, ad esempio, della zucca, che se vogliamo utilizzare ad esempio tutta la zucca, quindi anche i semi, ecco, i semi sono quelli che sono un po' più ricchi di calorie. Perché? Perché anche i semi possono essere utilizzati semplicemente pulendoli e facendoli saltare o in padella con un filo d'olio, oppure mettendoli in forno. Quindi il seme invece è molto 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 ricco di grassi, e quindi tieni presente che apporta circa 50 grammi di grassi su 100 grammi di seme. Contiene 50% praticamente. Esatto, 50%, un 10 grammi di carboidrati, e poi ha comunque anche una buona fonte di proteine, perché ne contiene circa 30 grammi. Quindi, ecco, la zucca effettivamente è un bel alimento. Non bisogna esagerare, appunto, se si utilizzano i semi. Invece, per quanto riguarda il frutto, si può tranquillamente mangiare senza nessun problema. Ok. La cosa bella di queste verdure di ottobre, Fabio, è che ad esempio, per quanto riguarda il broccolo, il cavolfiore e il cavolo cappuccio, abbiamo al loro interno abbiamo una sostanza, delle sostanze che vengono chiamate glucosinolati, e sono delle sostanze antitumorali, quindi hanno un effetto sia su quello che è la prevenzione dei tumori del tratto respiratorio che del tratto digestivo, quindi sono molto importanti proprio per questa cosa. È importantissimo la cottura, come in tutte le verdure, quindi questo può essere una regola che vale per tutti, la cottura più a bassa temperatura è, meno modifiche facciamo alla verdura, quindi meno la tagliamo,
ad esempio meno la teniamo in padella, meno la mettiamo in acqua calda bollente, ecco, più manteniamo le sue proprietà. Ti posso fare una domanda in merito proprio alla cottura? Certo. Ogni tanto le verdure, cioè ogni tanto si parla di verdure cotte, diciamo, tra virgolette, a vapore, ma dentro il microonde. Ok. Sì. Cioè ci sono contenitori dove tu, sotto c'è una bacinella d'acqua che evapora con il calore del microonde e sopra c'è un contenitore coperto da un coperchio di plastica. Sì. Sì, sì. Cioè, ma quella la considera veramente una cottura al vapore o è un misto? No, essenzialmente è la stessa identica cosa, perché cosa succede? Quando tu, il forno va a riscaldare l'acqua, sì. Okay? L'acqua che comincia ad evaporare e l'acqua va a cuocere le verdure. È logico che comunque una parte di onde le vanno a prendere anche le verdure, però ci mette comunque un po' più tempo a lavorare la verdura, perché l'intensità è più bassa rispetto ad altre tipologie di cottura. Sai che il forno microonde ha delle potenze, no? Sì. E quindi a seconda delle potenze che noi andiamo a utilizzare, andiamo a usare i liquidi, andiamo a lavorare un po' più su la velocità di cottura dei liquidi, e quindi anche la scelta della cottura, quindi la cottura a vapore, può essere utilizzata con il forno a microonde avendo una cottura molto simile, ed è una cottura che in realtà mantiene le proprietà in maniera abbastanza consistente. Anche la cottura al microonde in realtà è una cottura che fa mantenere abbastanza le caratteristiche nutrizionali degli alimenti. Ah, e quindi tutto sommato è un qualcosa che può essere utilizzato. Chiaro, ma a proposito appunto di queste verdure, ovviamente non possono essere l'unico alimento, perché devono essere poi parte integrante di tutto un insieme, perché soprattutto le verdure di cui hai parlato sono sicuramente ricche, di minerali, di fibre, non so. Guarda, sono vitamina C, abbiamo un sacco di vitamina A, abbiamo vitamina K, le vitamine del gruppo B, ad esempio abbiamo parlato dei porcini, quindi i porcini contengono un sacco di vitamine del gruppo B e contengono anche, ecco, uno delle chiamiamole verdure, anche se appunto non è una verdura ma la facciamo rientrare nella categoria, che ha un grande quantitativo di aminoacidi essenziali, cioè li ha tutti, poi in quantità sono pochi perché comunque sono intorno ai 2-3 grammi, quindi però li contiene tutti, quindi potrebbe essere anche un alimento completo, definito completo. Mm. Ma invece quando parlavi delle tipo broccoli piuttosto che cavolfiori, si intende proprio tutto o solamente l'infiorescenza? No, si intende, quando parlo di broccolo si intende proprio solo esclusivamente la parte del frutto, diciamo, della pianta, non tutto lo scarto che poi può essere riutilizzato, quindi tutto il resto può essere riutilizzato. Ok, tutto chiaro. Ti stavo chiedendo, caro Roberto, vabbè, poi quando termini il tuo intervento ti devo fare c'è una precisazione che ci ha fatto un ascoltatore settimana scorsa. Sì? Te la faccio subito. Allora, l'ascoltatore dice, comunque il fruttosio non viene scisso, bensì viene isomerizzato. Sì, viene, va bene, ok. Ok. per rendere la cosa più complicata avrei potuto dirlo, però diciamo... No, fai attenzione perché qua ci ascoltano e vogliono le cose precise. Mi fa molto piacere, sì, perché praticamente cambia forma, quindi in realtà il glucosio cambia forma e diventa fruttosio, essenzialmente succede quello. Ok, va bene. No, perché giustamente se ci ascolto e poi dopo dico, no, allora, dite le cose bene, va bene, l'abbiamo detta bene, siamo certo, contenti di questo. Certo. Ok, Roby, va bene, ti ringrazio. Senti, grazie. So che sei in fase di recupero delle tue attività sportive, e poi... Però vanno sempre tutte molto bene, per cui continua così, poi ci aggiorni, mi raccomando rimani sano e intero però. Ecco, quello è quello che dobbiamo cercare di fare di più. Ringraziamo Roberto Pusinelli di Under Training. Roby, ci diamo appuntamento a settimana prossima.
ci diamo appuntamento settimana prossima, e quindi per chi volesse comunque avere qualche informazione in più lo può trovare sui nostri social, Under Training, cioè basta cercare Under Training su Google e ci trovate senza nessun problema. Grazie Roby, e come sempre sempre in forma. Esatto, ciao Roby. Grazie a Roberto Pusinelli di Under Training. Tutte le informazioni, come già anticipato da lui, le potete trovare su www.undertraining.ch, o basta googolare appunto Under Training, dove troverete anche i canali social di Roberto Pusinelli con tutti i video, i podcast e il loro magazine gratuito. Spin Club, le idee girano in radio su Radio Cantù.